Ciao a tutti my friends, ben ritrovati. Oggi siamo a bordo della nuova Mazda 2 2020 con Claudio Di Benedetto, che è direttore comunicazione di Mazda Italia. Ciao Claudio. Buongiorno a tutti. Allora, questione Suzukino. So che cambiamo marchio giapponese, però la questione Suzukino ha aperto un mondo a tutti quegli appassionati di automobili, che comunque magari non erano così informati, relativamente al fatto che dovete venire incontro a delle normative antinquinamento che sono molto forti, e anche vetture iconiche come Suzukino, che rappresentano sostanzialmente la Suzuki meglio di ogni altro prodotto che hanno in gamma, vengono segate proprio per venire incontro a queste, mettiamole così, nuove normative molto stringenti, in particolar modo in Europa. Vorrei subito tranquillizzare, ovvero la cosa che ti ho chiesto ieri, ma la MX5? No, tranquilli. La MX5 è tutto a posto? Non ci sono problemi. Ok. Sì, Emiliano, quello che tu dici è quell'iniziativa europea che da questo punto di vista è il continente. Iniziativa. Sì, è il continente che ha preso la direzione di ridurre le emissioni di CO2 delle auto in modo più estremo, cioè chiedendo a tutti i costruttori di ridurre in un tempo brevissimo, in soli 2 anni, del 20% le emissioni inquinanti di flotta. Pensa che dal 2018 al 2020 siamo passati da 120 a 95, quando già l'industria automotiva ha fatto grandi progressi, ma in 22 anni aveva diminuito del 36%, quindi c'è stata una richiesta di accelerare in questa direzione, e tutti i costruttori, devo dire, scegliendo strade diverse, sono andati incontro a questa richiesta. Ovviamente Mazda lo sta facendo col suo approccio, che parte sì nel voler rispettare tutte le indicazioni, sì, tutte le leggi che ci sono, le rispettiamo a priori, ma pensiamo soprattutto al bene del pianeta e della qualità dell'aria che respiriamo, essendo tra l'altro un costruttore mondiale che distribuisce in 130 paesi in tutto il mondo. Andiamo a vedere le esigenze di tutti i consumatori, nel pieno rispetto della riduzione delle emissioni di CO2. Il nostro impegno è di ridurre, pensa, del 50% le emissioni entro il 2030 rispetto al 2010 e del 95% entro il 2050. Che poi, Claudio, le emissioni delle automobili, comunque lo sappiamo tutti, sono, non dico una questione relativa perché comunque l'automobile inquina, però rispetto a tutto quello che fanno altre tipologie di trasporto, di riscaldamento, di industria, eccetera, eccetera, l'emissione di CO2 delle auto è veramente pochissimo, e anche l'emissione di altri elementi inquinanti, perché poi il CO2 è un riscaldante, non è un inquinante, però realmente di fatto l'automobile sta contribuendo tantissimo per migliorarsi, perché è molto cambiata. Tieni presente. Allora, intanto hai fatto bene a specificare, una cosa sono le emissioni che inquinano l'aria, che rendono l'aria irrespirabile nelle nostre città, che sono gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, gli idrocarburi incombusti, e oggi allo scarico di un Euro 6D abbiamo tracce di questi elementi. Certo. Già dall'Euro 5 per arrivare all'Euro 6D le vetture praticamente non emettono più sostanze inquinanti. Esatto. Poi c'è il discorso della CO2, che non è un inquinante, è un prodotto naturale, certo, di tutta la combustione. Io e te, mentre parliamo, stiamo emettendo CO2, e non è un problema locale, nel senso che adesso stiamo ad Atene o se stiamo al centro di Roma, la CO2 emessa in questi posti va nell'atmosfera e si unisce alla CO2 fatta dall'Europa, dalla Cina, dall'America, da tutte le altre, e che cosa fa? Ha il famoso effetto serra, quindi contribuisce a far riscaldare il pianeta. E lo sai quant'è l'impatto di tutte le auto che circolano in Europa nei confronti del gas serra? Guarda, ti direi
secondo me siamo intorno al 10%, però dimmelo tu, perché secondo me magari un pelo di più. 10%, allora, se ci limitiamo alle auto passenger car, okay, dei 28 paesi europei, 0,75%. No, ma stai scherzando? Questa è la percentuale molto, ma tutti lo pensavano. Questi sono degli studi fatti dal Politecnico di Milano che ci dicono che sì, noi come costruttori di auto abbiamo una responsabilità e dobbiamo impegnarci, come stiamo facendo, nel ridurre le emissioni di CO2, okay, ma diciamo che l'auto purtroppo non risolverà da solo questo problema, perché ci sono tanti altri elementi, a incominciare dalla naturale produzione di CO2 fatta dagli allevamenti di bestiame, certo, piuttosto che dalla normale riscaldamento domestico che produce tanta CO2. E quindi tornando a noi costruttori d'auto, ognuno ha scelto la sua strada. Noi abbiamo scelto quella della multi-solution approach, della ricerca di trovare la soluzione giusta per il posto giusto, per la macchina giusta. In quanto, sai Emiliano, questo è un problema molto complesso, e a problemi complessi tu devi dare soluzioni complesse. Chi dà soluzioni semplici trova una scorciatoia. Magari è bello sentirsi dare una soluzione semplice a un problema complesso. Sì, certo. Il fatto è che è sempre sbagliata questa soluzione. Bisogna avere dei motori diesel per vetture di certe dimensioni che, certo, hanno bisogno magari di trasportare elevato di passeggeri e magari anche trainare certo, dei carichi, di coppia, eccetera. C'è bisogno soprattutto di migliorare l'efficienza dei motori tradizionali. Adesso noi stiamo guidando la nuova Mazda 2 con il nuovo sistema 2020 ibrido, che ha migliorato tantissimo il motore di base e ha un aiuto che viene dall'elettrificazione, che recupera tutta l'energia in frenata che altrimenti andrebbe dispersa in calore e la usa per aiutare il motore a consumare ed emettere di meno. Tra l'altro, con un sistema leggerissimo che aumenta di pochissimo il peso della vettura attraverso, esatto, un supercondensatore che accumula molto velocemente, si scarica anche velocemente, ma di fatto serve proprio a far funzionare bene il motore di avviamento, assicurare quel briciolo di spinta in più, a far funzionare tutti i servizi anche quando il motore è spento. Per cui realmente è, sì, una figata come sistema. Ma sai, è quello più forse. È una figata, e sono d'accordo con te, perché è il sistema ibrido più leggero, e sappiamo tutti che il nemico numero uno della CO2 è il peso, almeno nelle condizioni reali di funzionamento, perché poi sai, allora, diciamo che le norme omologative oggi con il WLTP, specialmente l'Euro 6D, che hanno un monitoraggio nel reale, sì, sì, certo, sistema di funzionamento, sono molto più precise che in passato. Nonostante questo, le condizioni normali d'uso sono molto variabili, quindi a volte ti puoi trovare con delle belle differenze nell'uso normale rispetto ai dati omologativi. Mazda tiene visto che tiene principalmente al pianeta, a far sì che i consumi e le emissioni siano effettivamente basse per chiunque, in qualsiasi stile di guida. Però Claudio, devo dirti una roba, cioè questa cosa che Mazda tiene al pianeta è vera, perché poi se tu parli con un ingegnere giapponese, loro cercano sempre la soluzione che sia reale, che non sia fuffa nel contenimento delle emissioni e soprattutto, diciamo, nel funzionamento della vettura. Cioè il realismo che ha un giapponese nel costruire e nel progettare un'automobile è qualcosa che non trova riscontro in altri costruttori a livello europeo, per intenderci. Però questa strategia vi ha penalizzato, ad esempio, nella questione del parametro della CO2 che avete concordato con la comunità europea, che chiaramente è molto basso rispetto a quello, ad esempio, di altri costruttori che fanno macchine pesanti e con motori grossi. Chiaramente è difficile fare una classe S che pesa 1000 kg, quello lo sappiamo tutti, però di fatto chi costruisce auto leggere è penalizzatissimo rispetto a tutti coloro i quali fanno auto pesanti e magari aggirano questa norma di omologazione con il plug-in hybrid. Per cui realmente sì, essere realisti, essere veramente attenti al pianeta è figo, però
alla resa dei conti, soprattutto nelle questioni omologative e appunto con questa cosa del rispetto della CO2, mi sembra che invece la state pagando. Sai Emiliano, allora c'è un fatto di base: Mazda da sempre ha dichiarato, non solo voi, cioè, sembra che ci sono altri costruttori, certo, che puntano sulla leggerezza e che però hanno avuto un problema, ecco, mettiamola così. Come dicevo, le leggi vanno rispettate a priori e dopo che sono state, che entrano in vigore, non vanno discusse. Magari prima si può dibattere, ma una volta che sono emanate vanno rispettate. Bisogna fare i seri, bisogna fare. Assolutamente. Mazda è sempre partita da una ricerca tecnologica che abbia l'obiettivo veramente finale di salvaguardare il pianeta e la salute di chi li abita. E chiaramente la lotta al peso, no? Abbiamo iniziato nel 2007, ricordavo ieri, no? Con la strategia del grammo, certo. Ci facciamo anche le viti noi per farle più leggere, e quella è la base, ok? Quello che dicevi te è importante, cioè Mazda sceglie la giusta soluzione tecnica per la giusta macchina. Noi abbiamo oggi una gamma ibrida fatta da Mazda 2, Mazda 3 e CX-30, ma se vai a vedere l'ibrido di Mazda 3 e CX-30 è diverso da quello di Mazda 2. Perché? Perché una macchina da città come Mazda 2, che fa della leggerezza il suo punto di forza, stiamo parlando di 1025 kg, certo, è la più leggera del segmento grazie a ricerca dei metalli, degli acciai speciali, attenzione a eliminare i chili superflui, beneficia di un ibrido fatto con un supercondensatore, certo. Mazda 3 CX-30 di un altro ibrido, ok? E questo ti dà l'idea di come Mazda si comporta nel cercare la giusta soluzione tecnica per la giusta macchina. Quello che dicevi te, la nuova legge va a penalizzare chi pesa poco. Allora, la nostra posizione su questo aspetto non è giusto. Io capisco che se tu costruisci SUV da 5 metri fai fatica a pesare poco, ma se tu pensi al bene del pianeta, ma perché costruisci SUV da 5 metri? Ma sì, quello sono. E se li costruisci, c'è una legge che dice io premio chi emette poca CO2, allora dici li voglio fare perché li voglio fare, ma ti prendi l'oro nel CO2, cioè ci sono case sportive che emettono tanto CO2 ma non per questo smettono di fare meravigliose supercar che fanno sognare tutti gli appassionati, certo. Voglio dire, cioè, bisogna essere pure consapevoli del fatto che se si prende una direzione poi ci sono delle cose, delle leggi a rispettare, certo. Il fatto che questa legge dia una mano a chi pesa tanto, direi che non fa contento il nostro pianeta, ecco. Va anche detto che, mettiamola così, la tecnologia che può avere Mazda è simile, poi balla magari 1-2-3% rispetto in più o in meno, ovviamente, rispetto a quello che può avere un altro costruttore, per intenderci, quindi più o meno gli aspetti tecnologici, poi la cura per il dettaglio, le cose sono un altro aspetto, però diciamo il livello tecnologico delle varie aziende automobilistiche è abbastanza simile. È chiaro che se il cliente vuole una macchina grossa, più di tanto non puoi fare, perché la tecnologia è quella e chiaramente, certo, la regola deve essere discussa partendo da un presupposto tecnologico che si presuppone essere simile per tutti, con le dovute proporzioni, certo, ovviamente sulla base della tecnologia reale dell'azienda. Però una casa giapponese di alto livello come potete essere voi è chiaramente a livello, se non superiore magari anche in alcuni dettagli, inferiore magari per altri alle case europee migliori, per cui fatto 100, mettiamola così, l'aspetto tecnologico, è chiaro che se il cliente ti chiede un SUV di 5 metri perché la gente vuole delle cose diverse, perché sennò basterebbe creare una monomacchina 950 kg diesel con un, certo, filtro antiparticolato così, e alla fine metteresti poco e tutto, per cui chiaramente bisogna venire incontro anche ai gusti della gente, alla volontà della gente. Ma questo è indubbio, il cliente, però non sei obbligato effettivamente a proporre un SUV di 5 metri, 6 metri, ma soprattutto non esagerare troppo, sai Emiliano, so. Però ti prendi l'onere, te costruttore, tu cliente che lo compri, di lo vuoi, di andare incontro a delle multe, perché vengono chiamate multe, che chi emette più CO2 paga più multe, cioè non puoi avere due pesi e due misure, tanto, certo, per rimanere in termini di peso, ma questa qui è la nostra posizione come Mazda nei confronti di questa normativa. Un'altra cosa che noi abbiamo detto più di una volta è che non è giusto andare a fare delle analisi tank to wheel. Che cosa significa tank to wheel?
will andare a monitorare la CO2, che è un problema planetario e quindi non locale, nelle emissioni locali. Certo. Cioè, te quando monitori la CO2, e mi riferisco alle vetture a batteria, devi anche considerare con che energia ho caricato la mia batteria. Certo. Ho fatto l'energia elettrica con il carbone, ho emesso tanta CO2, e ancora di più, quanta CO2 ho emesso. Esatto. Per produrre quella batteria. Certo. Perché poi è vero che io al centro di Roma non emetto CO2, ma se l'ho già emessa prima o mi sono ricaricato di energia elettrica che è stata fatta emettendo CO2, certo, il pianeta non ci ringrazia per questo, e non è giusto dire che le vetture a batteria sono a zero emissioni. Vogliamo dire che non ci sono emissioni dal tubo di scarico, che come abbiamo detto in ogni caso sono bassissime? Sì, ma non parliamo di CO2. Dato che la legge europea parla di CO2, riteniamo che dovrebbe essere almeno seguito un approccio well to wheel, ovvero dalla produzione della fonte di energia fino all'emissione finale. Torno, così poi chiudiamo perché siamo andati lunghi, ma è stato molto interessante. Torno all'MX5, che era la domanda iniziale, ovvero tutto a posto, perché si era parlato anche recentemente di una volontà, tra virgolette, spacciata, ma secondo me si era capito male, di Mazda di elettrificare tutta la gamma, tra cui anche la MX-5, ma elettrificare non vuol dire farla elettrica. Grazie Emiliano, perché c'è stato un fraintendimento. Esatto. Allora, elettrificare che cosa significa? Dotare il motore a combustione interna di oggetti, di apparecchi che recuperano l'energia. Certo. In maniera elettrica, e poi aiutano il motore a consumare ed emettere di meno. In ma questo senso anche MX-5 è elettrificata, perché le nuove MX-5 hanno lo stesso sistema che ha questa vettura qua, i loop. Okay. Ma noi non ce ne accorgiamo, o almeno a prima battuta non è evidente, in quanto non c'è connessione fisica fra il sistema di accumulo dell'energia e il motore, come avviene su Mazda 2, tant'è che Mazda 2 è omologata. Certo, ibrida. Certo. Il sistema su MX-5 è ancora più leggero, perché tutta l'energia che si recupera in frenata viene usata per alimentare i sistemi di bordo. Normalmente chi alimenta i sistemi di bordo è un alternatore. Ti puoi immaginare un po' la dinamo delle vecchie, certo, biciclette. E da chi la prende questa energia, la dinamo? Dal motore. Se io non faccio sforzare il motore per alimentare i sistemi di bordo, va da sé che alla ruota mi arriva più coppia, più potenza, e ovviamente di conseguenza consumo di meno. Quindi MX-5 sì, è elettrificata, non ha l'omologazione ibrida, perché non c'è una connessione diretta fra la batteria, in questo caso il supercapacitore, e il motore stesso. Ma facendo lo step in più che i sognatori avevano fatto, cioè pensare a una MX-5 elettrica, questa suona quasi come una bestemmia. Guarda, non ho alcunissima notizia di questa. Okay. Cosa. Sai, allora, tecnicamente tutto è fattibile, no? Tutto chiaro. Si può fare. Ma che senso avrebbe una MX-5 elettrica? Da dove parti, senso, e dove arrivi. MX-5 fa del piacere di guida, della connessione uomo-macchina, della gioia che ti dà il collegamento con la meccanica, che la ti dà guidare dove. Certo. L'elemento meccanico, a incominciare dal cambio, no? Che certo, esso stesso è piacere di guida. Esatto. Usarlo rende questa vettura una gioia. MX-5 elettrica non abbiamo nessun piano, magari nel 2050, però per il momento, insomma, finché si riesce a tirarla avanti. Sai, ha appena fatto 30 anni e MX-5 ha sempre innovato rimanendo fedele a se stessa. Cioè, vedremo nel 2050 come sarà, quando farà 60 anni. Esatto. Emiliano, saremo qui a parlarne. Speriamo, magari, dai. Va bene, dai. Allora, vabbè. Senti Claudio, grazie, ci hai chiarito anche tu, dopo Massimo Nalli, la posizione appunto delle case, soprattutto quelle più colpite come voi e lo Suzuki, da questa mannaia della CO2. Ma
un po' tutte, non particolarmente. Abbiamo dei solidi piani che ci permettono di rispettare queste normative. Infatti poi vetture come questa che fanno 94 grammi chilometro, eccetera, poi vi permetteranno di più la macchina elettrica. Scatti VIX, tieni presente che emette molto molto poco, Mazda 3, CX-30 che sono ibridi, e poi la MX-30. La MX-30, per esempio, elettrica. È puramente elettrica e viene lanciata in Europa come primo continente, in maniera tale da far sì che il nostro business in Europa sia robusto. E tra l'altro quella, per non farsi mai mancare nulla, avrà pure il Wankel. Detto questo, grazie di nuovo Claudio, mi raccomando, viva la passione per l'auto, full gas sempre, così anche con la Mazda 2 nuova 2020. Ciao!